Laureata in medicina, dopo qualche anno di esercizio della professione si è dedicata al giornalismo scientifico e da molti anni giornalista professionista del Corriere della Sera, particolarmente attenta alle problematiche etiche della medicina, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e le cure di fine vita. È stata per diversi anni vicepresidente del Comitato per l'Etica di Fine Vita della Fondazione Floriani di Milano, ha realizzato diverse inchieste sul traffico d'organi, il suo interesse oggi si rivolge in modo particolare alla riflessione culturale sulla medicina e sulla scienza. Ha scritto un libro, un compagno di viaggio e di riflessione ideale, se non fosse per l'argomento direi veramente un gran bel libro, ma lo è perché c'è tutto l'impegno di questa straordinaria collega ed è un onore averla ospite, Franca Porciani. Franca, buonasera. Buonasera, grazie, troppo gentile. No, grazie a te per aver accettato il nostro invito, Franca. Posso darti grazie del tu? A voi. Assolutamente sì, è un collega, ci mancherebbe. Traffico d'organi, nuovi cannibali, vecchie miserie. Il traffico degli organi liquidato per anni dalla comunità medica come una leggenda metropolitana è una storia annegata quanto antica. E finalmente in questo libro si racconta questa storia ricostruendo i fatti di cronaca e gli scandali e tenendo conto di tutti gli attori in gioco, società scientifiche, governi medici, istituzioni sanitarie e organizzazioni dei malati. Stiamo parlando, se fosse possibile proprio stimarlo, nell'ordine di che numero per quello che riguarda? Dunque sì, ormai i numeri sono abbastanza chiari e anche recentemente sono stati ripresi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto per il rene, si parla di 14.000 trapianti di rene a pagamento all'anno, quindi si sta parlando, considerando che la chirurgia dei trapianti non è una chirurgia molto molto diffusa, no? Perché chi fa il trapianto non è certo come chi toglie i calcoli alla cistifelia, sono comunque un numero ristretto di persone, sono numeri davvero molto molto importanti, perché il trapianto di rene già da molti anni è diventato un intervento praticabile facilmente, sia l'espianto che il trapianto, ci vuole un minimo di professionalità, un minimo di attenzione igienica, ma neanche tanto, e tutto sommato si riesce a realizzare. Poi possono sorgere senz'altro delle complicazioni, però si può fare. Altro e più complesso il discorso del trapianto di cuore e del trapianto di polmone, del trapianto di organi più complessi, però anche quello ha un suo grandissimo mercato, il trapianto di cuore, principalmente in America Latina, in Cina, dove c'è stata tutta la famosa storia che insomma è emersa anche sui giornali dei condannati a morte, del grande aumento del numero di condannati a morte negli ultimi 15 anni, proprio legato a un business dei trapianti illegali, dove sono nati nelle principali città cinesi, Pechino, Shanghai, delle cliniche organizzatissime rivolte soltanto agli stranieri, dove molti anche americani, giapponesi ricchi vanno e in attesa dell'organo bello fresco che arriva purtroppo dal condannato a morte, e lì veramente si parla di numeri inquietanti, tanto che le denunce principalmente di Amnesty International, ma anche di molte altre organizzazioni, ed è stato difficile arrivarci perché, come sapete, il governo cinese fa una cortina spaventosa intorno, certo, a queste cose, ha finalmente ottenuto, e questa è storia recentissima, che sono state diminuite le colpe per le quali uno può essere condannato a morte, perché proprio erano state incrementate moltissime le motivazioni che giustificavano, bastavano solo rubare due mele al mercato o giù di lì per essere condannati a morte. Allora è stata ripristinata sono state ripristinate delle regole di diritto penale tali per cui si sia condannati a morte solo per omicidio, cioè per cose più vicine, diciamo, anche al diritto nostro europeo, perché questo diminuire, diciamo, il serbatoio è una cosa fondamentale, no? Per ecco, poter anche perché purtroppo è l'offerta, è il bisogno di qua, perché le persone hanno bisogno di organi di ricambio, ma l'offerta, perché l'India fu il primo paese nei primi anni 90 di offerta di organi a pagamento, perché era il paese più povero del mondo in quel momento, no? Cioè l'offerta crea il mercato.
Ecco, Franca, un mercato, stando proprio offerta mercato, quindi che contempla anche da un punto che non fa differenze, credo, non ci sono distinzioni sostanziali, perché è un mercato ovviamente che include proprio nella ragione, nel solco della richiesta, anche molti bambini. Ecco, i bambini è forse il punto più delicato, perché su questo c'è una documentazione giornalistica che viene principalmente dall'America Latina, molto ricca, che io ho analizzato con molta attenzione. Purtroppo, e questo non lo penso solo io, lo pensano anche organi della Comunità Europea che hanno creato delle commissioni d'inchiesta su questo, è una zona grigia dove non si riesce a trovare prove di certezza che tutto questo accada. Quindi io nel mio libro questo lo scrivo e lo dico chiaramente, no? Tutto questo senz'altro esiste, però siccome il mio libro è un saggio che si basa su quello che è assolutamente vero e documentato, io non posso dire ho le prove certe di questo. Per esempio, una delle cose più probabili è che nelle favelas brasiliane sono stati ritrovati, cioè si racconta di ritrovamento di questi bambini nei cassonetti, i famosi bambini di strada, no? Deprivati di tutto, dagli occhi, non scendiamo in particolari macabri, ma insomma deprivati di tutto quello che si poteva prendere, ridotti a carcasse. E queste sono state tante inchieste, però non c'è un filmato, perché io filmati ne ho analizzati moltissimi su YouTube, non c'è un filmato dove noi abbiamo prove di certezza che sia autentico, non è uscito niente sulla letteratura scientifica, mentre nelle riviste scientifiche importanti, che sono New England, che sono Lancet, sono uscite delle prove certe del traffico di reni, per esempio. Certo. Quindi noi pensiamo che sia assolutamente vero e plausibile. Anche perché lì, Franca, c'è un altro grosso problema, ovviamente. Sì. No, scoperchiare proprio il livello infantile significa anche andare con un'inchiesta che approfondisca, per esempio, il crimine della pedofilia e della pedopornografia. Assolutamente, ecco, lì si va su una zona dove la criminalità organizzata è organizzatissima, non è organizzata, è organizzatissima. Hai l'impressione che ha tentato anche i giornalisti di fare questo lavoro, cioè si sono scontrati poi con un muro spaventoso. Quindi questo non vuol dire che non arriveremo a scoperchiarlo, no? Forse arriveremo davvero a scoperchiarlo. Finora non ci si è riusciti. Ecco, questa è la cosa più terribile, no? Il discorso dei bambini è veramente la cosa anche più impressionante. Franca, ti tengo ancora 3 minuti, non possiamo ovviamente, leggo anche qui tutti i messaggi, non possiamo evaderli, però cercheremo di fare una concentrazione, almeno laddove c'è una convergenza nella questione. Qui c'è per esempio Ombretta, un saluto speciale alle grande Franca Porciani, volevo chiedere a lei se c'è un paese d'Europa dove il mercato degli organi è più fiorente. Se c'è un paese d'Europa dove il mercato degli organi è più fiorente, è difficile dirlo. Sicuramente perché le parti più povere del continente. Sì, ecco, cioè in Europa noi principalmente siamo acquirenti, no? Noi siamo acquirenti di organi, perché ovviamente le persone dalla Spagna, dall'Italia, dall'Inghilterra, dalla Germania vanno a fare il trapianto, a prendere l'organo, come scrivo nel libro, o negli Emirati Arabi o principalmente la Turchia, dove ci sono delle cliniche specializzate, dove arrivano i potenziali donatori a pagamento. Addirittura c'è stato un momento in cui c'è stato un flusso pazzesco dall'ex Unione Sovietica, cioè subito dopo il disfacimento, no, dall'Impero Sovietico, dai paesi dell'ex Unione Sovietica, si era creato proprio un flusso di camion, di pullman che portavano questi poveri disgraziati a Istanbul, dove c'era una famosa clinica, la clinica Vatan, che poi è stata chiusa, perché lì proprio è emerso una responsabilità chiara di chirurghi che hanno fatto miliardi, tra l'altro, che senza che neanche si incontrassero facevano in modo che arrivava il donatore e veniva prelevato l'organo,
la sera stessa veniva trapiantato, quindi la persona era lì in attesa di questa preda, no? Che, certo. Quindi è una cosa molto 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 impressionante. È terribile. Tutti, l'ultimissima tutti gli proprio. Europei vanno in cerca di organi, ecco, questo lo sappiamo. L'ultima, Franca, anche perché ovviamente oltre all'autorevolezza della collega c'è anche una specifica competenza scientifica. Beh, e insomma, Andrea ti sono... chiede, per un trapianto serve una compatibilità genetica importante. Come si acquista il donatore? Come si acquisisce il donatore? Solo sfruttamento della povertà? È una domanda fondamentale, perché il traffico di organi è nato quando sono nati dei farmaci così potenti da annullare l'incompatibilità fra donatore e ricevente, perché altrimenti non era possibile, no? Quindi noi abbiamo dei farmaci, si chiamano immunosoppressori, che fanno sì che io possa dare il mio rene a una persona, quasi a una persona qualsiasi, indipendentemente da ogni, e poi con la ciclosporina questo rene possa attecchire anche in una persona a me lontana, e quindi questo ha rivoluzionato, capisci? Ha aperto la strada al mercato, perché se prima di questi farmaci era impossibile. Io davo il mio rene a un'altra persona, ma il rene poi degenerava, no? Perché certo, c'era un ricetto. Certo. Quindi, Franca, quindi a parte davvero, ti vogliamo bene per quello che fai, e io troppo, mi permetto. Traffico d'orga, perché poi molte persone, io capisco, anche Daniela, lo dico con grande affetto, leggo qui, e questo ti fa onore, dice, sento cose da voi, ma questo grazie anche ovviamente a contattare colleghi che sono così impegnati col vero giornalismo d'inchiesta come Franca. Questo libro è Traffico d'organi, nuovi cannibali, vecchie miserie. È un testo straordinariamente importante per una dovuta riflessione rispetto a questo orribile crimine che è appunto il traffico d'organi. E poi spero che si faccia anche leggere, ecco, spero che non sia, che è anche importante riuscire a farsi leggere, no? Che io credo che non ci sia, il libro non manchi di questo, tu fai opera di modestia assoluta. Franca, buona serata e grazie di cuore. Grazie a voi, grazie infinite, alla prossima. Grazie a Franca Burciani.